ne abbiamo visti che spacciavano, che ne facevano di tutti i colori. No. E finalmente sembra che le abbiano presi. Le indagini erano partite circa 2 mesi fa, quando alcuni residenti avevano segnalato un via vai sospetto. Adesso, dopo settimane di osservazione e pedinamenti, è scattato il blitz antidroga dei carabinieri, che ha portato all'arresto di 3 pusher. Si tratta di 3 ventenni di nazionalità nigeriana, disoccupati ed incensurati, tutti in possesso di permesso di soggiorno, arrestati con l'accusa di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ma questa è una zona tranquilla, non c'era mai stato nulla, per cui questa gente preoccupava un pochino. Un'operazione con l'aiuto anche dei cani antidroga, partita dalla zona Giotto e conclusasi in pieno centro. È un posto un pochino particolare qui dentro, sempre una zona un po' brutta, diciamo, c'è sempre gente un po' sospetta e anche noi qui intorno non è che siamo molto tranquilli come situazione. Se qualcuno ci desse una mano anche per risolvere questa situazione di questo interno, ci farebbe quasi piacere. Una delle 2 centrali della droga smantellate dai carabinieri si trovava proprio qui all'interno di questo condominio. Ci troviamo nel cuore del centro storico di Arezzo in via Garibaldi, l'altra invece in zona Giotto in via Carpaccio. Il movimento c'è, prima era una zona tranquilla, adesso non lo è più. 71 le dosi di eroina per un totale di 40 grammi, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento ed infine 3.000 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Questo è il materiale trovato nei 2 appartamenti e sequestrato dai carabinieri del nucleo investigativo di Arezzo, guidato dal capitano Matteo De Martis. Uno degli arrestati, alla vista dei carabinieri, ha tentato infine di nascondere la droga ingerendo 20 ovuli di eroina pari a circa 11 grammi. Per lui è stato necessario ricorrere alle cure mediche all'ospedale San Donato di Arezzo.